Ciao ragazzi, ben ritrovati Real Inter di Football qui a cercare di creare del calcio interstellare per voi. Come vedete dalla sintesi partita, veniamo da un'altra sconfitta, da un'ultima sconfitta dopo tre vittorie. Io vi ripeto ogni registrazione che sto facendo, non so quali vedrete perché questi 3 giorni ne farò vedere qualcuna, ma non tutte perché non so quanti tentativi farò e non posso caricare 200 partite. Non penso che ne giocherò 200, ma giusto per dirvi che non posso caricarle tutte. E per adesso il nostro ultimo non so se siamo arrivati a 15 partite, ma ci mancherà poco, ci mancheranno 2-3 partite per arrivare a 15 probabilmente. E però non ci possiamo lamentare, direi. Alla fine facciamo 2-3-4 vittorie e poi perdiamo. Questo è l'andazzo. Che non è da. Purtroppo non è abbastanza per la top 16. Ho visto che il sedicesimo ho controllato a 35 punti. Adesso almeno che sto registrando. Poi ovviamente la situazione cambierà fino a domenica. Ci sarà parecchio tempo, parecchio tempo. Vediamo intanto il nostro prossimo avversario. Peccato per l'ultima partita che ho perso 4-3 contro un Twitcher. E sono stato decisamente sfortunato. Dico la verità. Ledilen. Abbiamo Ledilen qui. Vedo un bastoni selvatico. Eccolo qui. Oddio. Sembrava quasi mezzo interista. Cioè, Kvaratskhelia a sinistra. Poi, qua tutti i leggendari che vedete: Del Piero, Scholes, Lampard e Lizarazu. Sono tutti quelli che ci hanno regalato. Forse tranne Scholes che si può prendere con i punti football. Quindi direi niente di eccezionale. Poi in realtà i restanti non sono neanche così top. Ovviamente messi a parte è Kvaratskhelia. Ma direi una formazione più che abbordabile. Noi ci siamo con la nostra Inter. Potremmo quasi essere superiori noi. Non vorrei adesso esagerare, ma effettivamente. Non ce la caviamo male, assolutamente. Speriamo non sia un fenomeno. Per alcuni questa partita è l'ultima chiamata per la qualificazione, una gara cruciale per le ambizioni del club per raggiungere un nuovo livello. Un'impresa che avrebbe tanti risvolti non soltanto sportivi, ma anche e soprattutto economici e d'immagine. Servirà una prestazione all'altezza e i tifosi al seguito non faranno di certo mancare il loro appoggio. E allora affacciatevi Sta sul maglia non campo, ci capisco. Ah, siamo. del Salisburgo mi sa, Red Bull Salisburgo. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. Skriniar era un po' troppo troppo avanti in quel Adesso prendo pressing. via il cronometro. Luca, chi pensi possa essere il giocatore decisivo oggi? Quando Barella è in campo, Fabio, dà sempre la sensazione che possa essere Quindi la usciamo in colonna qualche vertebrale modo. della squadra. Una mezzala che sa mettere insieme intensità e versatilità. Può crescere ancora dal punto Bravo di vista Brozo che ne esce tecnico. In benissimo. transizione, per esempio, è già uno di quelli che crea sempre superiorità numerica. Non so Ha cosa è qualità successo di di preciso, ma rivolta, ma so anche che di va inserire i bene. compagni con assist vincenti. E sì, anch'io credo che sarà un giocatore fondamentale Bravo, per questa squadra. guardalo. Prova da qui, c'è bella No, palla. Lauti, questa non la devi sbagliare però. Questa non la devi sbagliare. Penso che sia nostra, lo spero bene. Sotto porta qui ho anche piazzato. Cioè, più che piazzare non è che si può fare qui. Dumfries, Grande movimento nello spazio non dal mi punto di vista deludere. di Dumfries. Palla per Mamma Kvaratskhelia. mia. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Brozovic prova la conclusione in porta. Mamma mia, ragazzi. A che gol è questo? Palla Perfetto. in Tiro a giro di Brozo. transizione. Bellissimo, ragazzi. Veramente bellissimo. Pazzesco. Il tiro aveva un effetto pazzesco. Io non voglio passare per quello che difende i portieri, Fabio. Ma con i palloni di oggi, a volte la palla prende dei giri assurdi ed è difficilissimo leggerne la traiettoria. Bravo, bravo Lautaro che Prova a poi non tenere conto riesce. anche gli equilibri tattici dell'incontro. Si sono assicurati la prima rete, ma ora devono resistere. Lo stadio diventerà una bolgia. Lautaro Martinez. Vediamo se può capitalizzare. Palla che passa comunque, quindi non ci lamentiamo. Non ci lamentiamo. Vai Bare, rendila. Bravo Bare. Non riesce Lukaku però a darla. Sceglie di andare per vie verticali. Occasione per il contropiede. Ha incontrato un degno avversario, non avanza oltre. Lukaku capace di Fallo pulizia di questo, movimento. visibile, visibile. Arriva il direttore di gara, vediamo cosa decide. Scatta la Giallo munizione. per me è un po' troppo. Sono
Sono onesto, alla fine è arrivato. De Vrij ha spostato la palla alla fine, non è certo un fulmine, ma questo è il gioco. Lukaku. Stanno tenendo bene il pallone, un altro passaggio riuscito. Ho insistito un po' troppo, direi decisamente, però Broto c'è. Lui anche c'ha Brozo, qui molto strano che sia riuscito a vincere, La palla diciamo. è ancora Ah, lì. ancora Riprende qui. l'azione d'attacco. Allarga il gioco a destra. Scholes. Pallone interessante in verticale. Deve solo tirare. Traversone in area. È ben posizionato e spazia via la palla. Molto buona anche questa palla così. Dumfries. Bravo Dumfries. E trova bene il compagno. Troppo tempo, mio caro Palla Lautaro, però. decisiva per Bravo il Broso che si Liverpool. ritrova in realtà sul Attenzione. pallone. Recuperano il possesso del pallone. Palla a Lukaku. Barella. Vede lo scatto e cerca la profondità. Niente, è un casino qui questo. Opportunità di ripartire. Ancora Broso che si ritrova Niente di fatto, sul azione ancora pallone. corta. Pensava Ho fatto quello scatto sbagliato, dovevo passare il pallone, mannaggia a di me. giocarla in profondità. Dai, Bare! Del Piero. Scholes. Del Piero. Ero pronto Esegue un come perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al un piede. avvoltoio a prendermi quel pallone. Cialanoglu. Pallone interessante. Bruttissimo questo passaggio. Non da Ciala, decisamente non da Ciala. Pallone sprecato. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Prova a darla proprio Ah, se dentro la passa porta. questa, ragazzi, se passa questa. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Ha cercato di sfondare, No, ma il calcio è Lautino. andato Come ha fortunato. fatto a non stopparla bene? Qui veramente gli è andata benissimo, ragazzi. Mi stava per regalare il 2-0. Vai, Brozo, fatti rispettare. Bravo, Brozo. Ci prova con un pallone profondo. Nulla di fatto. Lì ancora lui. Qua Brozovic sta prende pasticciando direttamente la parecchio. palla. Ha spazio per provare il tiro. Mamma mia, Lukaku, che brutto tiro. Realizzazione decisamente infelice. Sembrava che Era quel così vicino controllo, al gol. diciamo, non voluto lo avesse Ricordiamo messo in una che si posizione tratta di ottimale anche per calciare col destro. Ovviamente mi sbagliavo. La gioca in Oh, profondità. Brozo, perché non ci sei arrivato a sto giro? Piero. Intervento decisivo. Cialanoglu. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Lukaku. Chance per tirare. Bellissimo, ragazzi. L'hanno Totò fatto. di prima, di che parliamo? Ne hanno voluto Bellissimo uno. Adesso scambio. lo possono gestire con più Molto calma. molto bravo. Anche Lautaro nel Uno passaggio, dei gol più nell'appoggiare. facili realizzati in carriera. Questo Fabio è il tipico Tra gol. l'altro io non vi dico, cioè sono onesto, l'ho abbandonato, ci sta, ero nettamente superiore. Ma più che altro mi sono avuto paura perché quando ho visto che Lautaro è andato in scivolata, ho detto vai a vedere questo sbaglio adesso in scivolata. Quindi risparmiamo tempo, andiamo avanti. Ritorniamo alla vittoria dopo quella sconfitta che è più un handicap che altro, è un caso sfortunato, ragazzi. Non si può chiamarlo diversamente, onestamente. E vi ripeto, io continuo a dirvi che in verità poi il nostro avversario non è che, cioè i nostri avversari, cioè di spaventosamente forte, onestamente credo di non aver visto ancora nessuno. Nel senso, io quando dico spaventosamente forte dico gente che mi devasta 2-3-0 e io non riesco a fare un Baggio Mati. Col Brescia, carino, però ho visto 2400, forse siamo stati fortunati ancora una volta. E vi dicevo, come vi ripeto, ci sono delle partite sul canale dove l'avversario è nettamente più forte, le avete viste pure, a parte quella 7-0, ma anche altre squadre in cui effettivamente il nostro avversario è di un'altra categoria. E questo è quello che ci piace vedere. Un ragazzo che ha cominciato da poco, sicuramente. Brahim Diaz, 70, no, 90 forse quello. Punta addirittura Ansu Fati, Sancho Fekir, e poi l'unico che fa pure è quel Vieira. Non so se è stato fortunato, chissà quanto è riuscito a prenderlo. Vieira, quello adesso della leggenda, quello è l'unico che darà parecchio fastidio. Però formazione molto interessante. Un 3-5-3-6-1. Cos'è?
3-5-2, ma non è 3-5-2 perché c'è solo Ansu Fati come punta principale. 3-1-5-1, Benvenuti alla prima qualcosa del giornata di genere. questa competizione. Tutti iniziano alla pari, un'espressione che calza alla perfezione in questo caso. Seppur per poco tempo, tradizione, blasone, albodoro, storia, persino prestigio di una squadra diventano quasi irrilevanti. È la partita in cui tutti ripongono le proprie speranze per partire con il piede giusto. È da qui che si inizia a sognare. E allora spero proprio che abbiate spento i telefoni e vi siate messi comodi per leggere un nuovo capitolo del romanzo del calcio. Brutto questo passaggio, onestamente. Che cornice di pubblico splendida. Bravo, Bara invece. Degna del blasone delle squadre in campo. Nel frattempo la gara è iniziata. Sono tante le qualità che Vieira mette a disposizione. Lautaro Martinez! Si è messo perfettamente avanti, ragazzi. Non so se segnavo, forse sì, perché il suo portiere non è top. Non mi ricordo che portiere è, onestamente. Vediamo se sarà la tattica Dzeko a portarci in vantaggio. Primo gol di questa partita. Eccola, vai Lukaku. Mamma mia. Andale, andale Dumfries, andale, andale. Dove è passata questa palla? Bravissimo Bastro. Mamma mia, un altro passaggio decisamente discutibile, ma anche il suo lo è. Guarda la ciala, guarda la ciala. Fuori gioco. E comunque era riuscito. Ragazzi, qui si tratta a un certo punto non di sbagliare, ma di riuscire a sbagliare. È un concetto veramente diverso. Io speravo la passassi direttamente di là, ci saremmo divertiti. Prova a darla profonda nello spazio. Lui per adesso gioca semplice, ma non sta giocando male. Brozovic. Çalhanoğlu. Lukaku. L'Inter sta spingendo. Dagliela. Molto facile questo qui. Prima rete per l'internazionale. Ne esce una bella combinazione. Senza troppi problemi, direi. Dumfries, qui. È una sensazione strana, ragazzi. Perché so di avere addirittura l'organico superiore. No, che brutto passaggio, però, Lukaku. È veramente una sensazione molto strana. Essere quello che ha la squadra più forte in una partita. Veramente non mi era mai capitato. Luis Alberto. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. Bravo lui a usare Vieira qui e a coprirmi la linea di passaggio. Ha giocato molto bene qui in fase difensiva. Brozo però capisce tutto e recupera il pallone. Un altro passaggio ben eseguito. Non era per lui, ma era per Lukaku che praticamente poteva. Lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Çalhanoğlu. Interessante in verticale. Ah, vediamo se riusciamo in qualche modo. Fallo, ci sta. Ansu Fati. Si propone in mezzo. Luis Alberto. Dai, Skriniar, tienila in campo. Assolutamente no, direi. No, dai, Skriniar. Che controllo è, ragazzi, dai. Calcio d'angolo, glielo regaliamo. La verità, ragazzi, è che stiamo giocando male. Perché contro un avversario del genere, qui alla mezz'ora, due gol ci devono essere. E lui mi sa che prova la tattica Dzeko qui, eh. Non vorrei dire, ma lui prova la tattica Dzeko. La palla ancora sua con Mukiele. Fallo. Si è visto proprio come Gosens sia andato completamente fuori giri. Ha visto proprio il piede che andava sul povero Mukiele. Attenzione a questo cross. Bravo Nana. Guardalo, guardalo, anche se è solo in realtà. Non ho capito di preciso cosa, ma va bene comunque.
Madonna, non è che regaliamo palle qui, eh? Mamma mia, un'altra stupidaggine ho fatto, ma ci era andata bene. Ansu Ragazzi, Fati. sto giocando peggio perché fatto di essere superiore mi porta a giocare, cioè di avere un carico migliore mi porta a giocare peggio, secondo Riceve il passaggio. me. Qui, che peccato, Sulle mancava spalle e sono sicuro anche in veramente difesa. l'ultimo Riceve il tassello per pallone. fare, no, Sembra abbiamo decisamente inventato un'altra pericoloso. bella giocata. Intervento provvidenziale. Compagni e mister devono ringraziarlo. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Come ha fatto a togliermi il pallone là dietro? Lì la finta aveva incredibilmente funzionato. Canales. Qui mi ha Entrano spinto tutti, abbastanza tranne bene da l'attaccante. recuperare questo pallone. Dai, Lukaku. Lautaro Martinez. Non credo sia calcio d'angolo. Forse potevo pressare un po' di più. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla meglio. Qui senza neanche chiamare il pressing automatico, fa Uscito con nulla tutto. di fatto. Barella. Lukaku. Sulla destra. Barella. Ci sarà Se ne un va. minuto di recupero. Pretenzioso qui. Ha spazio per Cech. Può concludere. Barella non sbaglia. Questo è un tiro, ragazzi, che in realtà non entra mai. Si è visto, cioè, era anche nemmeno. Non era nemmeno angolato, ragazzi, dai. Si vedeva che il portiere suo. Fischio dell'arbitro No, comanda non dunque è l'attacco cosa, della ragazzi, su squadra portiere non è lucana. cosa, Luca, due decisamente. considerazioni sulla prima frazione di gioco. Non ha niente da cambiare nell'assetto della squadra in questa pausa. Dovrà cercare di non complicarsi la vita, ma è difficile che accada. Oggi è davvero in palla. Ecco, qui noi dobbiamo cercare Verso di dunque la fine di questa prima chiudere la partita frazione. per farlo abbandonare quanto prima. Prime fasi della ripresa già in corso. Ci E informano che qui non c'è nessun pericolo ancora, per le nuove ragazzi. frazioni. Io non so, gli è andata molto, 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 molto di lusso qui, eh. Fekir. Palla a Vieira. Varane, ecco il pallone. Brahim Diaz. Non capisco ancora. Non si riesce a tenere il pallone. Brozovic. Provano a partire in velocità. Lukaku. Se. Questo è un passaggio Cioè, quanto se meno passava pericoloso. sarebbe stato ridicolo, visto che era un passaggio veramente Disappunto. molto brutto. Fekir. E qui se ne esce con una bella combinazione, invece. Lukaku con lo Io spazio. sbaglio qua. Te avrai letteralmente colpito male dal pallone. Forse hanno deciso di cambiare strategia. Finora hanno sempre allargato il gioco sulle fasce, mentre qui hanno Vai, deciso Bare, di scendi. aumentare la corsia Vai, Bare, centrale. t'ho visto. Grande giocata Che difensiva. brutto passaggio di Lukaku qui a Passaggio chiudere piuttosto l'azione. leggermente più accurato, l'idea però non era niente male. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione Esce bene invece mancata. Varane. Ansu Fati vince il duello alla fa sua. Ecco un'occasione di contropiede. Riceve un pallone interessante. Lukaku libera il compagno meravigliosamente. Cerca il tiro. Abbastanza tranquilla questa, senza problemi. E gol di vantaggio. Vediamo se lui non si arrende. In Assist. realtà, se non si arrende, io riesco a fare almeno 4 gol. Vale la pena che lui non Situazione abbandoni. difensiva in un contropiede in pochissimi secondi. Veramente un'ottima giocata. Mamma mia, ma l'ha presa il mio portiere. Ho sentito la vibrazione del controller. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. Ha vinto un po' di rimpalli, ma. Eh sì, l'ha presa il mio portiere. Non so se preferite che abbandoni, ecco, lo stavo dicendo. Semplicemente, ragazzi, per un risparmio di tempo. Quindi, altro 3-0. Direi che dopo la sconfitta ci siamo nettamente ripresi. Io non so se abbiamo toccato le 15 partite. Di sicuro, forse includendo le prime. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Abbiamo 13, ragazzi. E abbiamo due vittorie, una sconfitta, tre vittorie, una sconfitta, cinque vittorie, due sconfitte. Abbiamo sette vittorie e due sconfitte
se vogliamo prendere la serie più positiva, 7 vittorie, 2 sconfitte, sono 9 partite, dobbiamo farne altre 6 e se le vinciamo tutte e 6 abbiamo comunque 13 vittorie su 15 che ci porterebbero a un risultato di 39 che è comunque più del sedicesimo, quindi se vinciamo 6 di fila in realtà potrebbe andare bene. Verifica stato connessione, abbiamo trovato forse subito il nostro prossimo avversario, Capocettalese. Con la Roma. Visto Osimhen come uomo spogliatoio, vediamo lui. Allora, Osimhen Messi, quello speciale, Roberto Carlos Vieira, quindi la formazione qua già sale di livello. Scelta interessante di Bruno Fernandes, CC, ma messo a destra come ala. Nesta è sempre un problema, Roberto Carlos soprattutto, e poi c'è Neymar. Osimhen è una scelta interessante, mi piace un sacco Osimhen, secondo me sottovalutato nel gioco, comunque uno dei pochi che ha è 1,90 m quasi, se non sbaglio 1,89 m. Quindi un attaccante alto con una velocità e un'accelerazione pazzesche, mi pare sopra 88 entrambi i valori, in più ottimo in finalizzazione, una punta, quindi non perde punti se lo metti là davanti, cioè ragazzi, di che parliamo? Certo, in tecnica non è esattamente Mbappé, non è Lewandowski in tecnica, ma ha delle qualità fisiche che ormai non sono più... Non sono discutibili, non sono trascurabili. Questa secondo me è la partita che becchiamo l'avversario forte forte. In ogni competizione Speriamo di no, speriamo di no. mondiale è sempre piena di buoni auspici. Anche questa non fa eccezione. Le edizioni precedenti ci hanno riservato colpi di scena e grandi emozioni. Siamo certi che anche quest'anno Siamo noi a sarà cominciare. così. Bene così. La trepidazione e la tensione sono palpabili. Persino l'arbitro sembra emozionato. Noi ci auguriamo che questa partita sia all'altezza delle aspettative. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Mamma mia, ragazzi, che scambio era questo? Che scambio era? La posizione del corpo di come l'ha messa poi Lukaku mi è piaciuto un sacco. Devono essere bravi ora ad amministrare il vantaggio. Il movimento è stato perfetto. Si è fatto trovare pronto e ha segnato. Grande Toni Kroos! Bellissima azione, ragazzi. Poi farlo con Toni Kroos ad Tremendo quel portiere. andare al tiro mi è L'importante è piaciuto un avere sacco la come giusta scelta. precisione quando serve. Lautaro Martinez. Mamma mia, avevo aspettato il momento giusto, secondo me, ma... Mamma mia, il numero di Lukaku che vede d'esterno Lautaro e lo serve. Ma che brutto passaggio. Ah, lo sapevo che la dava qui. Sono scivolato, ma... Ho Bruno calcolato Fernandes. male. Qui invece... Mamma mia, lui scivola e la Bruno rischia, eh. Fernandes. Gran prova di Come ha forza. fatto da dietro a prenderla? Poi me lo spiegate. Rudiger. Palla filtrante per Messi. La gioca a sinistra. Vai, Dumfries. Che Pressing alla fine anticipa in difficile da qualche modo. controllare per la difesa della Ho Roma. sbagliato lato, ragazzi. Devo mandarla al centro. Neymar. Çalhanoğlu. Palla a Lukaku. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Ancora brutto passaggio in profondità. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Bastoni. A sinistra con il passaggio. Aspettava lo scatto di Ciala, è arrivato un po' troppo in ritardo. Va bene così, la rimessa è nostra. No, Il pallone sale io all'Ekpe. mi...
Ho sempre tante speranze per queste rimesse laterali, poi faccio sempre la stessa fine. Mi fate prendere Lukaku? No. Messi, passaggio sulla destra. Fa sfoggio di nuovo la Bravissimo, forza Ciola. fisica e recupera il pallone. Mamma mia, bello. Sì. E di così, ragazzi. Mamma mia, prendila. Non è neanche calcio d'angolo. No, c'è la miseria, ragazzi. Mamma mia, che rasoiata di Broso. Qui cercavo il calcio d'angolo, onestamente l'ho ottenuto. Ho fatto una bella azione anche dalla fascia di destra di prima. Lui è pronto, sarà lui a battere il calcio d'angolo. Vai, vai Lukaku. Cosa ha preso, ragazzi? Ma cosa ha preso? Io sono rimasto in silenzio perché non credevo a quello che vedevo. Ma cosa ha preso qua? Courtois. Madonna, ragazzi. Ed è ancora calcio d'angolo. Mamma mia. Secondo corner del match, ancora 0 per gli avversari. Vai Lukaku. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Ragazzi, che cos'era? Ragazzi, che cos'era questa azione? Come ha fatto Lukaku a sbagliare a porta vuota? Ragazzi, io non ci credo. Mamma mia, ragazzi. Gli è mancato un pizzico di fortuna. Quando sbagliamo queste occasioni, veramente resto senza parole. Proprio questa qua, non posso nemmeno dire che. Cioè, io che cosa ho sbagliato qui? Più che tirare in quel modo, non è che. Cioè, ho addirittura piazzato, se vogliamo dirla tutta, quindi. È La mette in avanti. Lukaku prova a qui cercare lo prevedibile. spazio. Lui molto fortunato con questo rimpallo, onestamente. Ennesima palla recuperata. Lukaku vede lo scatto e cerca la profondità. Se passava questo tocco sotto, ragazzi, mi sa che c'erano buone speranze per fare questo secondo gol che stiamo cercando con tutte le nostre forze e che in realtà già avremmo meritato, onestamente. Osimhen a marcare Lukaku. Ragazzi, Madonna lì. Segnato, adesso possono ripartire in velocità. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Niente, ha sbagliato, avrei dovuto fare in profondità. Osimhen cerca di servire il compagno davanti. Buono il contrasto. Lui è sempre sulla linea di passaggio, come potete vedere, quindi io devo aspettare prima che mi si liberi. Palla a Lukaku. Lautaro Martinez. Qui secondo me ho voluto fare la scelta più complessa, ma in realtà quella più semplice con Barella di là sarebbe stata forse la migliore col senno di poi. La mette sulla sinistra. Ottima copertura qui. Li hanno indotti in errore, interrompendo la manovra prima che diventasse davvero pericolosa. Mamma. Lukaku, Calhanoglu, Lukaku. Se facevo passare Messi questa aveva palla in fatto mezzo lì sulla a destra. due, avremmo parlato di Lukaku qualcosa era di corso bene, non è riuscito a sfruttare questa occasione. veramente bellissimo. Barella. Palla a Lukaku. Bella apertura. Si avvicina alla porta. Baldino. Finalmente sotto porta, ragazzi, non la sbagliamo. 1-2 classico della Lula. E Comunque nel giro andiamo sul di 2-0. Che passo agile inarrestabile. Tempismo, parte addirittura da velocità e Courtois, conclusione poi rilancia. perfetta. Magnifico. Azione personale straordinaria, Fabio. Ora non voglio essere pedante, ma visto quello che ha fatto, speravo proprio la Lukaku. Tira deviato e sarebbe stato Messi molto apre. simpatico vedere la deviazione che andava in porta. Più che altro per vedere come avrebbe reagito il portiere, sì, per vedere se sarebbe stato in grado di fare qualcosa. Gioco Vediamo. riprenderà dalla bandierina per il loro quarto corner. Conducono in questa statistica sugli avversari ancora 0. Vai Lukaku, vai che è tua. Ma Martinez. perché? Perché? Ma perché di testa? Ma perché di testa, ragazzi? Ecco qui, pallone sprecato. Può tenere la porta da lì. Brozovic cerca il tiro. Ed è 3-0, ragazzi. 3-0 prima del primo tempo, ci piace. Abbastanza lucidi da non tirare. Va bene così. Questo Che gol. però è semplicemente un gol frutto di fortuna. Bisogna essere comunque Messi anche onesti, lo prende il sapete. primo tempo. Non vado a Messi prendermi i apre il meriti che campo, non ho. ma anche così non si può dire che questi primi
Ci piacerebbe anche vedere un abbandono anche qui. Abbiamo fatto due o tre partite veramente super quick. Ma per eseguirlo serve anche l'approccio giusto. I tre gol ne sono la testimonianza. Devono continuare così ed evitare di specchiarsi e rovinare tutto. 3-0, c'è una montagna da scalare per la squadra che è sotto nel punteggio. E iniziano i secondi 45 minuti. I due allenatori schierano di nuovo in campo le stesse formazioni. È partito molto bene con questa serie. Poi povero Dumfries, ragazzi. Povero Dumfries. Oh dai, Lautaro, come fai a non arrivarci qui? Bella questa azione, perché è qui, devo essere onesto, meritava il gol. Ha fatto una bellissima azione. Le ha fatto veramente una bellissima azione e meritava il gol. Bellissima anche questa, ragazzi. Mamma mia, come mi ha recuperato Cancelo. Come mi ha recuperato Cancelo. Roberto Carlos. Toni Kroos. Palla a Neymar. Osimhen ci prova con un pallone. Messi. Tiro. Ni. Non so se avrebbe potuto fare di più in realtà, però il fatto che a noi va bene così. Un po' di fortuna qui al centrocampo con Ciala che ha lo spazio. Si infila Gosens. Mamma mia, ragazzi, qui altro giro di fortuna per lui. Ancora un rimpallo, io che vado ad anticipare per bene a lui. Cross addirittura da tre quarti. Non mi sembra la scelta migliore, se devo essere onesto. Barella. Palla a Lukaku. Lukaku. Questa volta Roberto Carlos segue come si deve. Lì rilancia. È andata bene. Anche due volte, direi. Aggiungerei. Finalmente un anticipo. E Lautaro mette la firma del 4-0. Altra classica Lulla. Azione da Lulla. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. Ormai sembra una partitella d'allenamento. Vedrà che è anticipa, ma peccato, il tempo era giusto. Ma Rudiger ha fatto una grande diagonale difensiva qui. Non so se si chiama diagonale in realtà. Aspettato, cioè nel senso l'ho fatto troppo veloce stavolta, se si può dire così. Lo lasciamo andare perché non vogliamo dargli il fallo. Ok, Vieira penso che sia. Invece è Barella che vince il contrasto su Vieira. Ci piace questa cosa. Tiro al volo. Idea molto ambiziosa, ma se devo essere onesta, onesto, molto molto carina. A me è piaciuta un sacco. Sta giocando bene alla fine, nel senso. È inferiore per qualità, però dai, non sta giocando male, non è il tipo che lancia in avanti e spera che vada tutto bene. Qui Gosens invece che non mi indovina neanche un buon controllo. Io la tocco, una palla che passa lo stesso. E io alla fine sta facendo tutto possesso palla, a me va bene perché sono 4-0, ma... brutto, brutto. In realtà era di prima ed era per Lautaro. Nel frattempo è finito fuori gioco, ma perché lui ha tardato nel passaggio.
No, perché non l'hai data di prima? Se l'allunga bene Lautaro con il sinistro. Fatto quel, si è allungato il pallone in quel modo. Termina sul fondo per quello che sarà il loro quinto calcio Calcio d'angolo d'angolo, giustamente, con l'avevo Mazzarri. completamente rimosso. Dai, facciamo il quinto gol così. Fatto bene a non arrendersi, fa bene a noi. Non Allontana deciso. ditemi che è fuori gioco. Riceve in E ottima invece sì. posizione. Peccato, al radar non sembrava. Sensibile guardalinee, E ci credo che non difficile sembrava. Vabbè, offside. in realtà non è nemmeno così poco fuori gioco. Vieira. Gira ora Sto sulla lancio parte lungo, destra. eh. Abbastanza E un errore un regalo tecnico viene per sprecato. passaggio di Rossi. Lukaku un po' impreciso. Ma è finita così. Rossi 4-0 per noi, va sostituito bene. dall'arbitro. Hanno disputato una gara convincente e hanno ottenuto la vittoria in Altra casa. vittoria, ragazzi, si vola così, si vola davvero, veramente si sta volando adesso. Quindi sono altre tre vittorie qui e devo per forza uscire e rientrare, sempre questa storia. Facciamo questi 100 GP volta per volta. E qui non mi ricordo che conto ho fatto, ah, cioè quando l'ho fatto, vi stavo per dire devo arrivare a 6 vittorie di fila, ma non è così perché in realtà mi sa che ne ho contate alcune in più. Dopo ci rifacciamo il conto magari, ma direi che dopo questa forse abbiamo raggiunto le 15 di fila, non con un risultato entusiasmante, ma siamo arrivati a 15 partite il primo giorno, ce la stiamo mettendo tutta, ragazzi, non sono il tipo che fa così tante partite in una giornata. Brodoi, con 2657 di forza, quindi direi a questo punto che la squadra sua sarà molto 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 più forte. Lewandowski vedo, eccolo lì. Noi siamo qui come al solito e lui ha... Raul, interessante. Beckenbauer nesta difesa, mamma mia, fatto bene, fatto veramente bene. Difesa, poi terzini, vabbè, Robertson è Robertson. Mbappé Salah, tanta paura. E qui lui è super mega offensivo. Neymar, Modric, Raul con Raul SP dietro Lewandowski e poi c'ha... Eda Esa e poi Neymar e Modric che fanno i centrocampisti, ma in realtà sono TRQ, sono trequartisti. Veramente super offensivo lui. Benvenuti alla prima giornata di questa competizione. Tutti iniziano alla pari, un'espressione di calza alla perfezione Con per la l'Italia, tra Roma. l'altro. Seppur per poco tempo, tradizione, blasone, albodoro, storia, persino prestigio di una squadra diventano E via, quasi siamo noi a irrilevanti. cominciare. È la partita in cui tutti ripongono le proprie speranze per partire Mamma con mia, il che piede brutto, giusto. brutto Non inizio. scatti Veramente brutto subito, questo inizio. si inizia a sognare. E allora spero proprio che abbiate spento i telefoni e vi siate messi comodi per leggere un nuovo capitolo del romanzo del calcio. E questa è una struttura a dir poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. La partita è già cominciata. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Mamma mia ragazzi, io in Mbappé, realtà ci ho Vieira, sperato Raul, tantissimo che sta palla passasse, non so se Lewandowski. conveniva forse farla Anche alta. Lewandowski può essere dominante nei duelli e fare la differenza. Buon giocatore, non c'è dubbio. Lukaku. Lautaro Martinez. Palla intercettata. Mamma mia ragazzi. Neymar. A sinistra con il passaggio. Palla a Raul. Ecco Lewandowski. Modric. Allarga il gioco a destra. Qui in realtà Sbaglia completamente era anche fallo l'angolo dall'altra parte libero. mia perché Gosens La gioca a sinistra. non è evidentemente Robertson. Raul. Come protegge bene il pallone Lewandowski può Raul, ma trovare un sospiro di la sollievo palla dopo l'avevamo questa anticipata sconfitta noi, lui ci fa un e regalo la perché come partita gliel'avevamo fatto noi. Ah, sul peccato qui, pallone, perde sperato in un palla. po' di Rientra fortuna qui, Sensi. non ci è andata. Lukaku.
Fa che lo prenda. Non lo prende. Va direttamente in avanti qui. Modric. Ottima scelta di tempo. Ah, peccato questo Modric che è tornato in copertura. Neymar. Raul. Modric. Viene servito bene. È solo. Cross. No, questo è gol, ragazzi. Mamma mia, per me era gol. Ho visto proprio tutta la difesa schiacciata indietro. Si è trovato lui, ovviamente perché c'ha quei trequartisti che sono messi a centrocampo. Si ritrova ridosso della porta. Ci è andata benissimo qui. Con un miracolo di Skriniar, credo. Mamma mia, Lukaku, non sbagliare. Mamma mia, chi era questo? Pavard. Ci sta. Ci sta che Pavard faccia questi tiri bruttissimi. Mamma mia, non l'ho mica fatta semplicissima io, però. Ottima progressione, palla al piede. Palla a Lukaku. Intercetta il passaggio, pericolo. Ma ragazzi, qui la dovevo alzare, mannaggia, me la dovevo alzare. Mamma mia, Dumfries. Lautaro che la mette. Che bel tiro. Cioè, riesce a segnare una posizione che non è così semplice. E poi ne sbagliamo alcune che sono invece clamorose. Vabbè, va bene così, ragazzi. Meglio che abbia segnato almeno questa. Dai, Lautaro, svegliati. Che peccato, perché... Vai, Gosens. Deviato. E la prende addirittura il portiere. Niente, pensavo. Se non ci fosse niente di peggio del... Mi fate prendere Brozzo. Gioca con le ali che sono veramente molto larghe. Mamma mia, è bello intervento di... Di Dumfries, eh. Fuori gioco, peccato. Ho visto il controllo un po' troppo lento di Lukaku, come sempre, ovviamente. Forse se l'avessi data all'Lautaro sarebbe stato in posizione, in buona posizione. Prova a giocarla nello spazio, ma non riesce. Bravo, Brozzo. Oh, mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Qui sono stato freddissimo. Perché ovviamente se avessi tirato con Lautaro non l'avrei mai messa dentro, ragazzi. Sono costretto a fare queste giocate un po' eccessivamente. Anche qui ci è andata bene, direi. Mamma mia. Ancora col fotocopia. Brutto errore suo. Ne ho approfittato bene, ragazzi. 3-0. Va bene così. Cosa possiamo aggiungere? Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere a rete. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol. 3-0 dunque. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso. Bello il tiro, bel gol. Si è girato in un fazzoletto. Cose che se la può fare. Sbagliato io in questo caso, dovevo coprire un po' meglio. L'Italia accorcia lo svantaggio, che adesso è di due reti. Lewandowski. Mamma mia. Una sua vista brutta qui, un Modric che mi ribava il pallone al povero Bastoni. 3-1, lui ha il possesso palla perché la sua tattica è molto lunga, nel senso lui da dietro, poi va sulla fascia, poi torna indietro, ma
No, no, fermo, fermo, Nana, fermo. Mamma mia, ragazzi, Nana non era tornato in porta, Madonna. Mamma mia, ragazzi, ce la stiamo vedendo non brutta, bruttissima. Ancora a spazzare via. Ecco io Nana, finalmente. Blocca, ci fa riposare. Incantevole, al di là dei gol. Fatto sta che non sarei sorpreso se segnasse ancora. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Mamma mia, che bruttissimo questo passaggio proprio. Gosens, questo lo devi mettere buono per forza. Infatti non era male. Calcio d'angolo? Direi di sì. Ah, ragazzi, dobbiamo riprenderci, rimetterci sugli stessi binari del primo tempo, che abbiamo giocato molto bene, a parte quella defiance su quel gol, quell'errore sul gol. Lui addirittura fa uscire il portiere, che però sbaglia qui, attenzione. Dumfries addirittura, difensore bomber, che ha il tempo di caricare dentro l'area. Ci sta che segni anche lui. Che cosa ha preso il suo difensore, ragazzi? Questo. E lì ci sono le praterie per lui. Ah, sbagliato questo passaggio, ma anche perché lui si è mosso decisamente bene in fase difensiva. Guardate Dumfries come serve Lukaku. Effettivamente è calibrato molto male. Questo è un passaggio quantomeno discutibile. Addirittura per Lukaku, non era lui il destinatario originario per me, però va bene. Sulla destra, errore qui, pallone sprecato. Decide di sfruttare la fascia. Qui addirittura provare lo stop a seguire mi sa che è stato un po' troppo anche per. Qui dove sono andato con quella scivolata. Fuori gioco, buono per me. 4-1, 77esimo. Potrei quasi, e dico quasi, rilassarmi. Anche se in realtà no, perché dovremmo fare un po' di differenza reti. Dagliela di nuovo. Facile questa, 5-1. Buono ragazzi, fare più gol ci fa solo piacere. Mamma mia, Lukaku che sbaglia il passaggio per un bastone incredibilmente propositivo. Errore. Cialanoglu. Barella vede lo scatto e cerca la profondità.
Non era per lui, ho visto che stava andando Lukaku, però da servirlo. Scelta infelice. Col destro ho avuto la possibilità di allungarmi il pallone, ho detto ma io ci provo. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Soltanto uno battuto dagli avversari. Palla che quasi esce, vediamo Lukaku se la vince. Non la vince, non la vince nessuno, direi. Lui la prende e me la regala. Secondo me lei a un certo punto voleva lasciarla, ma non ha potuto farci nulla. Era per Barella, ovviamente. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Bastoni. Il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. Gosens. Capisce tutto e interviene con sicurezza. La mette sulla sinistra. Finisce qui. È 5-1. Guardate come è contento Brozovic. Altra partita, ragazzi, direi, contro un avversario non male, non male, ma non eccelso. Quindi andiamo a vedere un attimo noi intanto quante ne sono. Io perdo il conto facilmente, ovviamente, perché le partite sono lunghe. Allora, vedi tutti. Questo dovrebbe essere di sicuro 15. Abbiamo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 11. Abbiamo 11 partite in cui ci sono due sconfitte. Giusto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 11 partite in cui ci sono due sconfitte, quindi questa... dovremmo fare 4 vittorie di fila a questo punto. Se riuscissimo a fare 4 vittorie di fila, potremmo addirittura parlare di... 39 punti. 39 punti. Che non sarebbe malaccio, che non sarebbe veramente, non sarebbe malaccio. Di sicuro non basteranno, su questo, diciamo, questo non ci piove, ma... Però. Ripeto, io continuo ad avere la stessa sensazione, e ormai penso che queste partite le vedrete. Sto registrando un po' delle puntate più lunghe. Ma non sono avversari, non sono tutti avversari stratosferici. Ripeto, io ancora, devo essere onesto, uno stratosferico, uno che mi ha annientato, non l'ho visto. E ragazzi, ripeto, io non sono assolutamente un fenomeno, io non sono super mega bravo a questo gioco. Me la cavo, decisamente me la cavo, ma niente più di quello. E quindi niente, il livello è più o meno come il mio, quindi a cavarsela. In realtà anche un po' più basso, poi avete visto. O sarò stato incredibilmente fortunato nel matchmaking, può essere anche quello, non c'è ombra di dubbio, non escludo nulla a questo punto. Ma addirittura avversario non trovato. Abbiamo smesso di giocare tutti. Eccolo qua, lo sto trovando subito adesso. R-Bot Alematri, che però gioca con l'Inter. Che bello vedere Viera con la maglia dell'Inter, anche perché c'è stato, fa un bel effetto, direi, decisamente un bel effetto. Quindi sicuro c'ha Viera. Ecco qua ragazzi, questa è una di quelle squadre che definirei super mega top. Oddio, non ha così tanti legionari, sono due, ma sono quelli che servono. Onesta, Avierà, Hakimi a sinistra, molto molto interessante. Koundé come difensore centrale, Messi, Neymar, Mbappé, i classici, Messi, Neymar, Mbappé e Haaland. Pedri che sta prendendo sempre più quotazioni ultimamente, lo vedo un po' più dappertutto. E poi ovviamente Viera, con la spina nel fianco di Viera, che sarà sempre un problema, sempre 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 un problema. Inaugurale è sempre piena di buoni auspici. Anche questa è una buona edizione. Le edizioni precedenti ci hanno riservato colpi di scena. Vediamo chi sarà a cominciare. Lui, l'altro c'ha la maglia dell'Inter proprio lui. Chissà, io questo mi chiedo, no? Chissà magari lui che avrà pensato quando avrà visto
Mamma mia, che bel colpo per cominciare. Stavo per dire, chissà cosa avrà pensato lui quando ha visto. Cacchio, questo gioca con l'Inter davvero. No, ragazzi. Mamma mia, ma che ha preso Onana, ragazzi? Che ha preso Onana? Io non lo so che ha preso Onana. Ho detto, qui mi ha fregato. E invece no. Lui potrebbe giocare direttamente su Haaland, ecco quello che stavo pensando. Perché ha tirato di prima? Brutta scelta qui. Poteva fare molto di più. No, svegliati. Bravo, Brozo. Viper, no, Ciala, non ci credo, non ci credo, non ci credo, Ciala, no, questa non dovevi farlo uscire, non potevo fare altrimenti, avevo il giocatore addosso. Ma capito se... non credo che sia essere io il problema. Dai, Brozo, prendi sta palla. Mamma mia, ragazzi, ma che cos'era? Mi è passato attraverso senza veramente, veramente incurante. Mamma mia, se passava quella palla. Mamma mia, alla fine se ne esce un grandissimo De Vrij, ma... E qui Lukaku dice che ci vuole provare. Peccato per questo tempo in più per passare il pallone. Poi Brozo che mette una grande palla. Ancora Bare che va a rimediare al suo errore. Mamma mia, ragazzi, che botta che ha tirato Lukaku col sinistro. Ho sentito proprio, ho avuto la sensazione che avrei avuto il tempo di caricare quello speciale. Avevo ragione. Purtroppo la mira è quella che era. Guardate via quanto è bello la mia dell'Inter. Mamma mia, bei tempi, bei ricordi. Ugo Lloris, io non so lui che sta facendo, sta mettendo tantissimo. Se poi vuole regalarmi la vittoria, a me fa piacere, eh. Holland, vabbè, quando... Mamma mia, però, ti prego, Dumfries, no, non fare così. Ma qui, se passava la palla, ci divertivamo. Ancora bastoni, qui fa... No, questo regalo. Mamma mia, chi è Messi? Ah, c'è anche Messi, avevo dimenticato che c'era anche Messi. Quanto è bello anche Messi con la mia dell'Inter. Tiro a giro. Che io direi pretenzioso, ma in realtà con Messi, cosa è pretenzioso con Messi? Niente, qui Gosens mi ha abbandonato a me stesso, io la rischio non poco. Sono riuscito a ottenere quello che volevo, almeno una rimessa laterale, non gettare via il pallone. Mamma mia, quella palla vicinissima, eh. A creare qualche problemino. Bravo qui. Mamma mia, anche Lukaku che riesce addirittura a girarsi. No! Va bene così, finché la palla è nostra va bene così. Dai, Bari, fatti vedere che non so a chi darla. Oh, finalmente. Io provo questo lancio lunghissimo direttamente su Messi, che addirittura vince il contrasto, poi... Passaggio ben eseguito, buona costruzione. Errore qui, pallone sprecato.
Oh mio Dio. Cos'è questo regalo? Brozo fa un miracolo qui. Ne rendiamo atto. Fuori gioco senza ombra di dubbio. Non so perché, nemmeno perché abbiamo aspettato a fischiare, si vedeva. Però c'era Barella lì che era partito. Io ho sbagliato, avrei dovuto servire Barella, che avrebbe dato poi il tempo di far tornare Lukaku in gioco. Lui ci mette un sacco per battere questi calci di punizione, qualsiasi cosa sia, c'è veramente tanto. Allarga il gioco a destra. Neymar. Mamma, Brozo mi fa emozionare. Pretenzioso qui io. Molto pretenzioso io. Avanza deciso. E tra l'altro se la gioca bene anche con Haaland. E però soffre di lentezza. Qui primo errore, Vieira che anticipa. Me la stavo giocando bene per adesso perché... Mamma mia, qui anche ci è andata molto molto bene. Finisce il primo tempo, è 1-0, partita tiratissima. Io ho fatto quel gran gol all'inizio, però poi per il resto mi pare di non aver creduto chissà che. Qualche tiro carino con Lukaku. Lui però, lui ha avuto qualche occasione, mi sa che ho visto che ha parlato. Ah sì, anche quell'azione dove ho sbagliato col difensore il controllo, lì con Haaland da solo davanti al portiere, ha tirato una botta spaventosa e Onana che fa il miracolo, non so neanche io come. Peccato che non riesci a passare il pallone qui. C'è Messi. Neymar. Messi. Pedri. Qui ha avuto una bella idea. Io veramente non sapevo a chi l'avrebbe passata. Lui ha fatto l'unica cosa che non mi aspettavo, tirare. Fortuna mia o errore suo, mettetela come volete. Pedri non è sinistro e la palla finisce fuori. Ben fatto, intervenuto quando c'era bisogno di lui. Mbappé. Un po' lento lui, non so se perché non sa che fare, non capisco onestamente, però a noi va bene così. Bella questa palla con... No, ragazzi, no, come è intervenuto Lloris, non me l'aspettavo. No, ragazzi, io non ci credo. Che era... Volevo passarla sopra, ovviamente, per poi segnare a porta vuota. Anzi, di questa occasione me ne pentirò tantissimo. Questa è la classica partita che Real Inter di football perde in rimonta a partire al 70esimo in poi. Ma proprio senza ombra di dubbio, ragazzi. Senza ombra di dubbio, questa è proprio quella partita. La vedo con il binocolo già. La vedo da lontanissimo che finisce così. Vediamo lì intanto che sta facendo. Ah, finito. Un po' di fortuna anche per noi. Palla sotto le gambe. Barella che si infila. Neanche io mi aspettavo che la rimessa fosse stata presa. Diciamo prima della sostituzione. Ma va bene così per noi. Dai Lukaku. Costruiscono la manovra con sicurezza. Ci prova con un pallone profondo. Neymar. Deviata da De Vrij, ma la verità è che la deviazione è stata buona perché alla fine ha smorzato. Ora questa linea di passaggio per il nostro Gosens. Bellissima questa triangolazione, una delle classiche di Real Entry Football.
Va bene così, ragazzi. Il cross sembrava anche buonino perché non sembrava sul portiere. Lui è ancora pausa. Stavolta vado a vedere se ha fatto. Mi pare che non abbia fatto nulla, però i miei in realtà stanno abbastanza bene per adesso. Lui non so se ha abbassato Neymar. No, direi di no, che è tutto uguale. Vediamo se ha fatto qualcosa. Sì, penso di no. Invece sì. Andiamo per l'Inter. Infatti mi stavo stranendo, ma anche lui è l'Inter. Ah, Dybala ha fatto entrare al posto di Haaland. Sono un po' più contento perché Haaland è sempre un pericolo. No, mamma mia, nessuno la prende, ragazzi, no. Dai, Lukaku, che è tuo. Niente. Errore qui, pallone sprecato. Deve solo tirare. Ci ho provato col giro qua. Palla riconquistata immediatamente. Palla che non passa. Cialanoglu. Ciala col destro. La parata. Lukaku. Ed è 3-0, ragazzi. Andiamolo a chiudere. Andiamolo a chiudere. La vera Inter che vince contro un Inter. Neanche nei miei sogni è così forte. In due a fermare Messi. Ma ancora murato qui. Tutto lo spazio di questo mondo. Non ho capito come ha fatto a prendere il pallone, sta di fatto che l'ha preso. Ecco, bella parata di Onana, ma. No, in realtà era una buona posizione. Non posso dire una posizione non ottimale, perché in realtà era ottimale, era una bella posizione. Onana sta giocando veramente bene. No, Brozo, non ci andare, tu che non sei capace. Invece sì. Ancora un'altra deviazione e addirittura una, ragazzi, Onana, io credo che a questo punto sia è dopato a sto giro Onana, ragazzi, non c'è altra spiegazione. Stavo aspettando bellissimo questo 1-2 un po' alla, a casaccio. Più di questo non potevo provare, mi sa. Ah, Brozza che non riesce. Che brutto fallo. Giallo, ci sta. Ci sta. Pensavo di riuscire a anticipare, lo sapevo che andava sopra, ragazzi, l'avete visto, è andato sopra. Pensavo di riuscire a anticipare, mi sbagliavo, decisamente mi sbagliavo. Non so, ragazzi, Correa, non me la sento di metterlo. Barella è troppo più forte per non metterlo. Va bene così, Mkhitaryan invece non mi dispiace. Bello questo se non è fuori gioco. No, ma come fai a farlo così basso? Ma dai. È un peccato, ragazzi, perché qui i gol ci servono. Decisamente ci servono i gol. Vai, Mkhitaryan. Ah, oh, lui ha fatto uscire il portiere e si è trovato fortunato in questo caso. Mi regala questo gol, io prendo molto volentieri. Visto che ci serve in termini in ottica di differenza reti.
incomprensibile per giocatori di questo livello. Evidentemente manca loro la tranquillità. Tre gol. È una giornata memorabile per lui. La sua sfida con i difensori avversari oggi è decisamente viva. Peccato che Lautaro non è riuscito a darla. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Ci saranno 3 minuti di recupero. Mkhitaryan. Lautaro Martinez. Opportunità di ripartire. Non passa qui. Ah, ma Lautaro dice che lui c'è ancora. C'è l'opportunità per... Che brutto errore qui darla in profondità e avevo praticamente il nostro Barella in porta. Vai Bare. E qui ragazzi che fortuna. 5-0, l'ho messa al centro, lei aveva coperto, non so perché ha fatto uscire il portiere anche. Finisce 5-0 che per noi è ottimo, paradossalmente. Risultato bugiardo, non era una partita 5-0, lui non era così, diciamo, meno forte di me, assolutamente. Sul finale lui ha provato il tutto per tutto. 5-1, 5-0, queste partite finali ci fanno tanto, tanto, tanto piacere. E ragazzi, io penso che a questo punto ho fatto un bel video, bello lungo, tutte vittorie. E vi ringrazio per aver guardato e ci vediamo alla prossima.